Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dealer's Life 2, un gioco che si trova a 9,99 su Steam, un gioco che proviamo adesso per la prima volta perché? Perché questo gioco simula, diciamo, una simulazione di banco dei pegni e vanta, almeno così dicono, un ottimo motore di contrattazione. Lo proviamo per la prima volta appunto perché voglio darvi le mie primissime impressioni. Il gioco è in Early Access. Lo si capisce anche dal fatto che ci sono la sala dei trofei e i servizi di gioco che sono ancora bloccati a causa appunto dell'early access, però come potete vedere è in italiano, ho settato la valuta euro invece che dollaro. Abbiamo la possibilità di scegliere il nostro personaggio, lo andiamo a chiamare Indy e possiamo scegliere le nostre abilità. Vediamo un po'. Tiene una buona influenza anche sui clienti più agguerriti, grazie alle tue convincenti raccomandazioni sarai anche in grado di vendere oggetti contraffatti più facilmente. Ah, ok, la reputazione. Se siamo onesti o disonesti, la difficoltà è solo normale, non c'è altra possibilità di scelta, possiamo scegliere no, qui direi che no. Vorrei farlo un po' come less gold. Questo è less gold. Sputtatissimo, a parte che sembra quasi una donna, però. No. Dai, faccio questo. Vediamo. Oh, ciao, sei qui. Guardati intorno. Prenditi il tuo tempo. Scommetto che ti piace. Dove siamo? Ricordi quando dicevi che eri stufo di questo quartiere e dicevi che te ne volevi andare dalla periferia? Beh, questo è il nostro primo vero banco dei pegni. Diventeremo ricchi e ce ne andremo da qui. Non è grandioso? Ma non c'è il soffitto, infatti ci sono le pareti. Andate. Questo è il soffitto panoramico, una grande idea del sottoscritto, non c'è di che. Ma non siamo mai stati dei negozianti. Ascolta, io ho trovato il posto gli oggetti, tu devi solo comprare a poco e vendere a tanto. Ok. Preparati a trattare. Ciao, mi presento, sono Ewan Green. Voglio quell'oggetto là. Quale? Quello là? Dovresti considerare la possibilità di vendermelo. Quale oggetto là vuoi? Scusami. Questo? Vediamo. Poster dei Gristin del 2017. Rarità non comune, condizioni sono pessime. Vediamo un po'. Cultura, la stima. Non sappiamo, non sappiamo. Parliamone. Qual è il tuo prezzo? Io te lo vendo a 120. No, facciamo 300 dollari. 300 euro. Non è comune, è in pessime condizioni, ma può essere restaurato. Fammi pensare. Ok. Va bene. Salve, il mio nome è Jensun Nukem. Sono qui con un piccolo tesoro, voglio venderlo. Vediamolo. Questo qui? Vediamo, ho visto tutta la serie di Banco dei Pugni, vediamo. È comune, le condizioni sono cattive, io ti posso dare, parliamone. No, ragazzo, ti posso dare 15 dollari e ci sto rimettendo. Non ci siamo, che ne dici di... Io scendo a 14. Ascolta, ci sto davvero provando a venirti incontro, ma siamo davvero distanti. Mi chiamo fuori. Avevamo anche lavacervelli, ma non abbiamo questa abilità qua. No, no, ragazzo, tu sei fuori di testa totalmente. Ciao, il mio nome è Grace Grezzi e quel pezzo lì mi piace davvero. Vediamo, cos'è che vuoi questo? Sono degli orecchini d'argento di rarità comune. Stima 245 dollari. Ok, parliamone. Valgono già di più di quello che io te ne chiedo 399. Dunque, ok. Ne valevano comunque molti meno, quindi va bene. Buongiorno, sono Dana Kireschi. Ve lo comprare quel pezzo lì. Dammelo. Allora, ragazzi, questo è bruttissimo. Vabbè, vediamo. Vale 2050 dollari, è leggendario questo prodotto, ok? E le condizioni sono ottime, quindi è proprio brutto di natura. Parliamo d'affari, 2050 dollari. Io te lo posso... 2050 è il suo valore, quindi noi iniziamo da 3000 e vediamo. Non dire fesserie.
Bah, guarda, io posso scendere al 2007, non di più. Ci siamo 2004. Facciamo l'ultima offerta. Ne vale 2050, 2004, direi che accettiamo. Dai. Statistiche giornaliere, abbiamo guadagnato 3.099 dollari, euro. Ottimo. Poi abbiamo le statistiche mensili della partita, va bene, ok, dai, abbiamo fatto abbastanza bene. Poi, vediamo un po' il gazzettino. Casa Bianca in affitto, il nostro presidente ha appena dichiarato no, vabbè, restauratore offersi. Ma che spettacolo! Possiamo assumere i restauratori, l'analista... No, l'analista no, mi basto da solo. Butta fuori offersi, questi ci serve la sicurezza, ci costano 500 settimane, li prendo. Il falsario no, perché io mi reputo un venditore onesto e un restauratore. Ah, non abbiamo più spazio. Vabbè, abbiamo preso il butta fuori. Vediamo se succede qualche scena un po' come il banco dei pugni. Bellissimo, però mi piace. Buongiorno, il mio nome è Kyle Karadeniz. Ho trovato un piccolo tesoro mentre controllavo il giardino. Non è meraviglioso, vediamo. È una console stazione Play del 2020. Beh, direi che... Boh. Condizioni cattive stima 360. Rarità comune, parliamone. Io per quella roba lì... Le condizioni sono cattive, ragazzo. Io non te lo posso accettare, ti posso dare 10 dollari. Cioè... Ma ti senti? Non diciamo fesserie. Io dico 10 dollari. Fammi pensare, ci sto provando davvero a venirti incontro, penso che ora me ne andrò. Arrivederci. E niente, è arrivato solo lui, abbiamo perso. Acquista all'asta, vediamo un po'. Abbiamo un'asta, per perdere l'occasione, non perdere l'occasione di aggiudicarti tesori inestimabili. Questa settimana sono all'asta tra oggetti e sicurati di avere spazio sufficiente in magazzino. Non so quanto... C'è anche Fortunello Offersi. Vediamo un po' cos'è Fortunello Offersi. Non abbiamo spazio. Ah, questo ci dà fortuna. Esperto, lavacervelli, butta fuori. No, dai, acquista all'asta. Dai, vediamo. Vediamo che oggetti ci sono all'asta. Abbiamo tre porte. La A, la B o la C. Allora, videogioco boom? No. Io, vecchio boccale di birra tedesco da collezione. 9.000 dollari? È un po' troppo, però, in effetti, 9.000. Andiamo su questa vecchia lampada. Ok. Signori, io un pezzo all'asta. Iniziale 490. Chi farà la prima offerta? Io. 490. 520. Non lo so, vediamo. 570. Sei. Perfetto. Vediamo quanto usciamo col boccale di birra. 9.000 dollari. 4.000, dai, faccio io la prima. 4.850, dai, non mi spingo oltre però. 5.100 non ci arrivo, lo dico in anticipo. Mannaggia, l'abbiamo preso. Vabbè, basta, 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 basta. Abbiamo dilapidato tutto il patrimonio. Allora, ossequi, mi chiamo Fausto Signorini. Voglio quel pezzo lì, ti va di vendermelo? Che pezzo, eh? Ah, vuole la lampada, l'abbiamo pagata qualcosina, l'abbiamo pagata a 5,70, stimata a 1000 dollari. Io ti sparo lì un 1200 dollari. Vediamo. E se dicessi 1040, io ti dico 1190. Dai. Piuttosto 1080 non un centesimo di più. Abbiamo bisogno di soldi. È comunque una stima di 1020, sono 60 euro, dai, va bene. Abbiamo guadagnato. Allora, buongiorno, il mio nome è Isabella Gilfoyle. Ho trovato qualcosa mentre controllavo il garage. Non potrai esimerti dal comprarlo. Vediamo. Carino, non mi dispiace. Non è comune, le condizioni sono cattive, non abbiamo neanche il restauratore, quindi non lo so. Allora, il dubbio che ho su questo gioco è quanto possa andare avanti, quanti contenuti possa dare. Però, essendo un early access, mi sembra già piuttosto interessante. Dai, no, per una roba del genere ti do 20 dollari. Cioè, mi ha insegnato bene il banco dei pugni.
245, guarda, te ne do, guarda, 50 e ci sto rimettendo. Mi stai offendendo. Te ne do 50. Non la stai prendendo sul serio. Se ti dicessi 220, 50. Beh, ancora non ci siamo. Mi spiace non accettare la tua offerta, mai più arrivederci. Va bene. E là, mi chiamo Phil Bolt. Desidero quel pezzo lì. Preparati a discutere. Dimmi che vuoi il boccale di birra che vuoi spendere. Sì, vuole il boccale di birra. Le condizioni sono cattive. La stima 9.100, pagato 4.850. Quindi io direi che inizio a dirti che ne voglio 5.000. Ne voglio 10.000. Stai scherzando? Proprio non ci siamo. Il meglio che posso fare è 5.100. 5.200? Qua è segno di debolezza. Se io cedo già così, però ho paura che se ne vada e voglio recuperare quella cifra. No, mi sa che rifiuta. Al diavolo, d'accordo. Ok, abbiamo fatto 350 di. Dai, buono, buono, è andata abbastanza bene. Voglio vedere una cosa adesso. Abbiamo un buttafuori. Voglio. Non lo so, sapete. Abbiamo spazio solo per 8 oggetti. Molto bella anche questa cosa. E vediamo un po'. Abbiamo qui. Abbiamo la possibilità di migliorare il negozio. Pavimento scricchiolante. Punti fama 1. Capacità inventario no. Spazio per dipendenti 2. Dai, spendo 3.000 dollari e potenzio. Così posso assumere anche. Un restauratore assumo, perfetto. E voglio capire adesso come funziona il discorso del restauratore. Puoi restaurarmi qualche oggetto? Qua abbiamo il nostro profilo, siamo onesti. Questa funzionalità di sviluppo sarà aggiunta durante l'early access. Niente, apriamo. Salve, sono Cammy Rowe. Voglio quel gioiellino laggiù. Dovresti considerare la possibilità di vendermelo. Vediamo che cos'è. Il poster di Spud Spencer e Heron Steel del 2009. Rarità non comune. Cattiva. Cultura. 1300 euro. Parliamone. Non accetterò qualcosa di molto diverso. Facciamo 1500? 1.400, 1.400, dunque, perfetto, grazie, perfetto, iniziamo già a recuperare quello che abbiamo speso, bene, abbiamo finito qua, vediamo un po', abbiamo qualcos'altro, restauratore pubblicitario, pubblicitario, non abbiamo spazio per i dipendenti, niente, andiamo avanti. Ciao, sono Templeton New, ho qui un piccolo tesoro, non è meraviglioso? Bello questo, sembra dei Simpson. Action figure di Sirt Bumpson del 2010. Condizioni buone, stima 3.300. Sentiamo, quanto vuoi? 3.300 la stima, eh? Posso dartene 1.500. Ma ti senti? Guarda, io oltre 1.850. Io oltre non te ne do, mi dispiace. Sì, dai. Va bene. Consiglio del giorno. Controlla sempre l'offerta che serve a proporre al cliente. Una volta che la proponi non potrai. È vero, questa è una delle grandi regole del banco dei pegni. Vediamo un po'. Abbiamo migliora negozio attuale. Periferia. Vedi tutti i negozi. Catapecchia radioattiva. Cioè, fammi capire, io ho più negozi, no? Posso. Ma no, dai, va bene, va bene, va bene, dai, apriamo. Ossequi, sono Tasnin Karadeniz. Ho ricevuto un pezzo unico. Dagli un'occhiata e dimmi se lo vuoi. Vediamo. Un trenino in condizioni pessime, assolutamente comune del 2019, che sembra già abbastanza vecchio per essere del 2019, comunque. 64 dollari, quanto vuoi? E ti do 10 dollari. Guarda, 15, non di più, mi dispiace. 15, 15.
Salve, mi chiamo Maria Cristina Bordo e mi è stato detto di portarti un pezzo unico. Secondo me starebbe benissimo nel tuo negozio. Questo l'ho già visto perché sembra lo stesso che gira. Peluche di Pac-Man. Pac-Man. Rarità comune, condizioni cattive. 445 dollari è il suo valore. Vediamo un po'. Vuole 300? Te ne do 150 perché sono un fan di Pac-Man. Te ne do 200 e non di più. Non lo so. Ok, arrivederci. Consiglio del giorno, altrimenti per chiudere qualsiasi finestra, ok, magazzino all'asta. Un magazzino è stato messo all'asta, non conosceva la stima del suo valore. Ah, figo, andiamo. Questa è classica americanata. Signore e signori, benvenuti, abbiamo un gran magazzino all'asta. Seleziona la seranda per aprirla. Ora 0. Vecchianello, 1800. Questo beh, è antico. Abbiamo una spada rinascimentale e abbiamo una console del Trollo 64 del 99 riconducibile all'impero britannico. È tutto quello che abbiamo dentro. No, mi dispiace. 13.000 dollari io non li ho. Mi dispiace. Sì, probabilmente dentro c'era roba bella, eh. Però voglio provare a vedere se riesco a restaurare qualcosa, perché al momento non abbiamo ancora usato. Condizioni pessime. Ah, ok, sì, adesso riusciamo. Usando questo paio di buffi occhiali, costano 57. 6 giorni, ci costa 43 dollari. E resto in condizioni buone. Vediamo, 6 giorni abbiamo. Vediamo. Ok, vediamo un po'. Un cliente arrabbiato ha tirato due oggetti contro il muro. Oh, butta fuori. Non c'è nulla che possiamo fare. Butta fuori. Ma non mi agisce il butta fuori. C'è Bob Canaglia. Vediamo un po' cosa dice. Clienti avidi non accetteranno offerte. Ah, dobbiamo vedere anche questo. Vediamo un po'. Oggetto, meno 2, coltello a collezione, action figure di ba. Ok, ce l'ha rotto, ok. Perché non è scattato il buttafuori, non lo so, però vabbè. Salve, puoi chiamarmi Lars Schmitz. Mi è stato detto di portarti un pezzo unico, non potrei esimerti da comprarlo. Le frasi sono quelle, ma le condizioni sono ottime, ma la rarità è comune. Moneta d'argento, 275 dollari. Ok, se io clicco su di lui posso vedere i suoi dati. Alcuni tratti sono mancanti a causa del tuo scarso intuito, quindi non so. Io so che è un collezionista e tendono a sovrastimare praticamente tutto, però altri tratti io non li conosco di lui, quindi non so, non riesco a capire chi ho di fronte, ma secondo me me la sta buttando giù un po' troppo. 245, no, io ti do 80 dollari. 80. Arrivederci. Vendi all'asta. Dobbiamo avere oggetti raro o superiori per poterli vendere all'asta e non possiamo, quindi pazienza, andiamo avanti. Salve, mi chiamo Adolf Vogt. Mi è stato detto di portarti un piccolo tesoro. Che ne pensi? Questa è una coppa. Trofeo del 2000, non comune, buone, 770 dollari. Vediamo, euro, continuo a dire dollari. 770. No, io te ne do 150 perché mi sei simpatico. Mi stai offendendo, guarda, te ne do 220. 220. Niente. Sono James Ramirez. Ho ricevuto qualcosa, sicuramente lo vorrai comprare. È una chitarra elettrica decorata del 2020, appartenuta a Michael Schumacher. Mai è scritto così del 2020. La vedo dura. Però vabbè. È un po' anche di cattivo gusto, dir la verità. Comunque va bene. 2800, no, te ne do 1400, però quella di Schumacher la vorrei. Te ne do 1999, non di più. Non. Io dico 2004 e io dico 2000. E io dico 2001. Rifiuto, mi dispiace. Restauratore. Falsario offersi, no? Restauratore offersi. No, nono pianeta. Ha scoperto qualcosa di nome Plutone mentre sfogliava il sussidiario del figlio. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, è rimasto questo solo.
E non abbiamo altro da vendere, il negozio è praticamente vuoto, abbiamo 4 giorni e ce lo stanno pure restaurando. Dovremmo comprare questa. Sono Neil Patrick Parker, mi hanno prestato qualcosa, prestato, di Sarah Zroft del 2020. Non comune in condizioni cattive, 980. La facciamo restaurare questa, mi piace molto, la vorrei. Allora, è stimata 980, io te ne do 500, non un centesimo di più. Ma sei fuori, 480 te ne do. Mi spiace, la volevo, però vabbè. Puoi bloccare un oggetto premendo il ok per consegnare. Ok, quanto manca? 3 giorni? 3 giorni rimanenti. Dai, vediamo cosa succede adesso con quel restauro. Finn Lawrence, pezzo unico. Vediamo un joypad del 2019, condizioni 126 dollari. Condizioni sono buone. Parliamone, 100 C, 200, tu sei fuori di testa, ti do 30 dollari, 30, lo stai sovrastimando, no, mi dispiace, andiamo avanti, acquista all'asta, vediamo un po', partecipa, vediamo un po' se riusciamo a comprare qualcosa, di zuffe, il modello in scala di zuffe stellari, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Il prezzo iniziale 1000. Sì, faccio io la prima offerta. Ok, abbiamo preso quello. Poi, vecchia moneta d'oro, no? Prendiamo il Copperman. 3500 io. Oltre non vado. No, no, no. Un action figure, no. No, mi spiace. Vabbè, dai, abbiamo quello. Adesso volevo dare un'occhiata anche in condizioni era, ma era in cattive. Devo farlo restaurare appena possiamo metterci al lavoro. Intanto ho ricevuto un pezzo unico. Dacci un'occhiata. Raro, condizioni buone. Buono, bello questo. Perry Hotter. Di Perry Hotter. Va bene. 2000, io sono un fan di quello lì, insomma. 2004? No, te ne do 1005. Tutti te li do. Facciamo 2000, ma non oltre. Facciamo 2100? Ci facciamo forse 50 dollari, però vabbè, lo prendiamo, dai. Adesso voglio dare un'occhiata prima che finisca. Un giorno rimanente. Stima 57, abbiamo pagato 43 per ripararlo. Vediamo quanto vale una volta riparato. Vediamo un po' un pallone da basket del 2006, condizioni cattive, tempo libero, 93 dollari, euro, 82, te ne do 30, 30, 30, no, niente, mi spiace, e tu mi vendi questo drone, drone del 2020, condizioni pessime, 154 euro, te ne do in quelle condizioni 20, 25. No, niente, mi spiace, sono un gran bastardo. Abbiamo restaurato sul paio di buffi occhiali, il prezzo stimato è 198, ottimo, 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 perché adesso gli facciamo restaurare anche il modello che abbiamo preso all'asta, che vale un sacco di soldi, l'abbiamo pagato 1100, 5 giorni, e possiamo vedere quanto potrebbe arrivare a valere. Adesso vediamo. Buongiorno, ho ordinato il solaio, ho trovato un pezzo, rarità comune, pessimo, 220 dollari, non mi interessa. Ho bisogno di comprare Nick Tolkien. Cosa vuoi comprare? Questi 198, vediamo, parliamone. 198, 245, facciamo 250 ed è tuo. Ok, abbiamo guadagnato. Ho ricevuto qualcosa, che ne pensi? Questo è anello d'argento del 2008. Argento non vale tanto. E te ne do 150. 200. Arrivederci. Ok, un giorno. Magazzino all'asta, non ne abbiamo soldi. Vediamo, abbiamo un po' di persone oggi. Questo vuole il diario, libro del 2004, condizioni cattive, non mi interessa. Tu invece cosa hai? Una mazza da baseball non comune, mazza da hockey, scusate, del 99, non comune, in condizioni buone, mi interessa, parliamone. Ne vuoi 820, la stima 540 è quello che chiedi, te ne do 300. 450.
Ottimo. È di nuovo questo? La vita buono. Parliamone. Allora, ma scusa, me lo sta vendendo? Non ho capito. Mi sfugge sempre sta cosa, cioè vuole comprare sto coso qua. Ok, 3.000. Ok, l'abbiamo venduto a quel prezzo lì. Ok, no, mi ero perso che cosa stavo vendendo. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo come sta andando il discorso qua della riparazione. 3 giorni, mi ha pagato 1700 dollari il Millennium Falcon. Questa è una console vecchissima, condizioni pessime, non mi interessa. Dai, passiamo velocemente i giorni così vediamo anche quanto arriva a valere quello. C'è un grande cantiere qui fuori, ragazzi che hanno grosse difficoltà, non c'è nulla che possiamo fare, mi spiace. Abbiamo perso 13%, il 30% dei clienti. Questo mi vende questa bella cosa. Statuetta medievale del 1200. Parliamone. Quanto vorresti? 3800. Non abbiamo una stima, quindi vediamo un po'. Lui è avido, non accetteranno mai offerte. Niente, allora 3800, non te ne do 2000. Ti dico sempre 2000. Ah, mai più arrivederci. Ok, manca un giorno, credo. Sì. Vediamo, ultimo giorno. Oh, questa la voglio però, stavolta. 1500 condizioni cattive, la restauriamo, non è un problema. Te ne do 1000, 1000 euro. Pensavo qualcosa di meglio, ma accetto. Ok, la restauriamo questa. Perfetto, abbiamo restaurato l'oggetto. Il nuovo prezzo stimato non si sa. È inestimabile. Però in condizioni ottime. Questo qua è un grande oggetto. Questo qua è un grande oggetto. Bene, allora ragazzi, questo era il gioco. Torno al menu principale. Questo era Dealer's Life 2. Fatemi sapere cosa ne pensate. Su Steam costa poco, relativamente poco, ed è in Early Access completamente in italiano. Il costo è di 9,99. Fatemi sapere. A me incuriosisce molto. Spero lo amplino. Adesso è già ampliato abbastanza con le varie evoluzioni del negozio, però. Anche una buona varietà, ci abbiamo giocato una mezz'oretta, ma è divertente. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!